Buonasera, bentornati in diretta, amici di Facciamo Finta Che. Un abbraccio ai veterani, ai sostenitori, agli abbonati, ai nuovi arrivati, a chi è arrivato oggi per caso, ma visto che il caso non esiste, approfondiremo un argomento tra quelli che più ci avete richiesto, tra quelli meno trattati in assoluto, ma che ci consente di unire un sacco di puntini con il ritorno di Giorgio Baietti. Come stai, Giorgio? Benissimo, quando sono qui a facciamo finta che è meglio ancora. Bene, bene, vi invito fin da subito a recuperare anche la puntata precedente che abbiamo fatto insieme sul Re de Chateau, poi abbiamo accennato ai Cagoz e lì poi abbiamo approfondito anche con Enrica Perrucchietti in una puntata straordinaria e anche lì si è aperto un filone in cui i Catari che tratteremo questa sera la fanno da padrone perché questa sera sco ne scopriremo delle belle, vedremo come in realtà una storia nascosta, celata di un popolo perseguitato e cercheremo di capire anche il perché, in realtà si collega molto con l'attualità, molto con i giorni che stiamo vivendo. Quindi un abbraccio anche a tutti gli amici in chat, un abbraccio anche a Giovanni Mesbet che dirige l'orchestra dai piani alti anche quest'oggi. Giorgio, che dire, da dove si può partire per il macro argomento dei Catari? Guarda Gianluca, si può partire innanzitutto dal non nome. Catari li chiamiamo noi, Kataros dal greco puro, è l'appellativo che gli dà l'abate Egberto di Chauneau nel 1163, definendoli puri, Kataros. Il nome Cataro, appunto dal greco puro, identificava la purezza di queste persone, erano donne e uomini, e ho messo prima donne perché davano molta importanza alla donna, i Catari, nella loro religiosità. Ma loro non si chiamavano assolutamente così. Noi su tutti i libri, compreso il mio che uscirà poi per Natale sui Catari, ma ne riparleremo, li chiamiamo per comodità Catari, ma in realtà loro si preferivano essere chiamati bonhommes, buoni uomini, buoni cristiani. Non si davano un appellativo perché a loro non interessava questa vita materiale. Comunque, Catari è un appellativo da greco puro che li identificava, ma sono anche chiamati erroneamente albigesi e su alcuni libri ho trovato che Albi non c'entrava molto con loro, non è che ci fossero molti Catari ad Albi, anzi ce n'erano pochissimi, solo che ad Albi c'era un inquisitore che aveva mandato al rogo quattro appunto Catari. Allora hanno collegato il nome anche a Albi, quindi Albigesi, Patarini, e quant'altro, Bogomili, Bulgari. Perché? Perché il bogomilismo è un'altra cosa di cui parleremo dopo, ma loro hanno un'origine che arriva da tanti aspetti. Ci sono tante religioni che praticamente danno un'intesa a questo credo medievale. Sono il mazdeismo, l'ognosticismo, il paolicianesimo, il marcionismo, come dicevo, manicheismo, e poi soprattutto il bogomilismo, i bogumil. Perché ti dico questo? Perché tutte queste credenze religiose che ho citato, che nascono tutte in Asia Minore, più o meno alcuni proprio negli anni immediatamente dopo, alcuni anche prima di Cristo, ma comunque hanno una caratteristica che sarà perfettamente collegata ai Catari. E qual è? È il rifiuto del mondo materiale, uno, il rifiuto del Dio dell'Antico Testamento, che è visto come un Dio cattivo, vendicativo, il rifiuto della materialità, il rifiuto del culto, il rifiuto, ad esempio, di alcuni alimenti, la carne. Loro erano vegani ante litteram. Nel Medioevo erano già vegani, perché non mangiavano carne, non mangiavano uova. Non mangiavano tutto ciò che era manipolato, non bevevano neanche, non esaltavano, magari ne bevevano un pochettino, ma controvoglia il vino, perché il vino era manipolato. Loro non potevano toccare alimenti, innanzitutto di derivazione, chiamiamola sessuale, quindi la carne, c'erano due animali, si accoppiavano, nasceva appunto un altro animale, veniva macellato, quindi era frutto di un atto sessuale.
E le uova quindi ovviamente le identificavano con la gallina come se fosse appunto ovviamente il frutto di questa gallina. Mangiavano però il pesce. E tu mi dirai, il pesce, anche i pesci nascono in questo modo, ma c'era l'antica credenza che i pesci nascessero direttamente dall'acqua, i fiumi generassero i pesci, i laghi ricordiamolo che sarà molto importante perché in Italia una fortissima comunità catara sarà sul lago, appunto da Sirmione, lago di Garda, e avranno veramente una base molto molto forte, Desenzano, Sirmione, perché avevano l'alimento sotto mano, bastava andare nel lago e prendere questi pesci, perché il pesce nasceva lì, non nasceva secondo loro da un accoppiamento. E soprattutto la figura del Dio era duplice, come per tutte le religioni che ti ho detto prima, appunto il marcionismo, bogumilismo e quant'altro, mazteismo, l'ognosticismo. Un dio materiale che i catari chiamavano il Rex Mundi, il re del mondo, e il dio vero, il dio dello spirito. Loro aborrivano tutto ciò che è la materia, come tutte le religioni che ti ho citato prima, che da cui prendono un qualche cosa, ma i catari sono un mondo a sé. Però la base è quella. Come ti ripeto, il rifiuto dell'Antico Testamento, l'unico Vangelo che esaltavano era il Vangelo di Giovanni, l'unico che era considerato il più veritiero, la stessa non esaltavano assolutamente, come faranno invece i Templari, il Battista, perché anzi per loro il Giovanni Battista era quasi una figura, se vogliamo, quasi demoniaca. Perché? Perché con il battesimo materiale di acqua, battezzando Gesù, aveva sancito la corporeità di Gesù. Per loro invece Gesù Cristo non doveva essere adorato come uomo, quindi in carne ed ossa, ma soltanto per lo spirito. Lo spirito era da adorare, quindi Gesù per loro era importante, ma nella versione spirituale, non in quella materiale. Quindi il Battista, che invece i Templari, perché ti dico i Templari? Perché i Templari saranno un po' in un certo senso i continuatori di una certa opera dei Catari, soprattutto nel sud della Francia, dove faccio sempre le mie ricerche a Rennes et Chateau, dove mi sono occupato di Cagot, che ne abbiamo parlato l'altra volta, mi sono occupato di quella chiesa fatta dai Cagot, che è un'opera d'arte fatta dai commissionata dai Templari. I Templari nella zona di Rennes et Chateau avevano un fortilizio molto importante che era vicino a, diciamo, questa chiesa catara, tant'è che quando viene ordita la crociata contro i catari, i templari non, assolutamente non vogliono partecipare, perché per loro i catari erano persone per bene. Quel lapsus dei domenicani è voluto in un certo senso, freudiano, perché invece i domenicani sono gli acerrimi nemici dei catari. Come ti dicevo, il catarismo arriva da antiche tradizioni, quella che è più, diciamo, calzante è quella dei bogomili. I bogomili erano una religione anche qua dualista, che credevano che appunto Dio avesse avuto due figli, uno Satanel e l'altro Michael, chiamalo come vuoi, il primo ovviamente negativo, che si ribella al padre, Satanel, Satana, e l'altro Michele, chiamiamolo in italiano Michele, che invece sarà colui che salverà l'umanità soffiando il suo spirito in un orecchio in Gesù Cristo. Dualismo anche in questo caso, rifiuto della materia per i bogumili, e sono anche loro ferocemente attaccati, quindi dalla Bulgaria, da cui in un certo senso danno poi il nome, prendono il nome dal vescovo Bogumil, e quindi bulgari si trasferiscono poi in Bosnia e si spostano piano piano verso Occidente, arrivando ad avere una grande importanza anche in Italia, ma soprattutto sempre nel sud della Francia, cioè casa mia, cioè Rennes-le-Château, Carcassonne e quant'altro. Qui ci sarà un incontro molto, molto importante, perché c'è un convegno, il primo convegno dei Catari, dove a presiederlo vi sarà un pope bogomila chiamato Niceta, e c'è appunto la presenza dei bogomili in questo primo concilio dei catari,
per in un certo senso, sancire. Ma vedi Gianluca, io stento a usare questi termini perché per i catari sancire, stabilire, scrivere, lasciare un segno non aveva assolutamente importanza. La trasmissione era orale, non lasciavano praticamente nulla di scritto. Guarda, l'unico scritto che abbiamo dei catari è di un testo attribuito a Giovanni di Lugio che si chiama Libro dei Due Principi, che è stato scoperto per puro caso negli anni 30 in una biblioteca a Firenze, guarda caso da un domenicano, ed è pubblicato in Italia da una casa editrice domenicana. Io possiedo questo libro, è un libro dove c'è appunto una spiegazione per sommi capi del catarismo attribuito a questo Giovanni di Lugio, altrimenti non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro per due motivi. Uno, perché i catari non amavano scrivere, non amavano lasciare una traccia tangibile, perché per loro la materia non aveva valore, anzi era negativa. Quindi perché lasciare manoscritti, papiri di qualche cosa, cioè quindi di materia? La materia loro la odiavano. Ma allora come facciamo a parlare dei catari oggi? Perché desumiamo tutto quello che arriva da loro, beh, da questo libro importantissimo, ma soprattutto dai rapporti dei domenicani. Sì, i domenicani erano i loro acerrimi nemici, ma in un certo senso sono costretti a dire la verità. E seguivano ad esempio le truppe del Papa quando ci sarà poi, come vedremo, la crociata contro di loro, e sono i domenicani che stilavano ogni giorno dei rapporti da mandare ai vescovi e al Papa, e da cui abbiamo la storia dei domenicani. E questo è molto importante, però Gianluca, parliamoci chiaro, è come se tu volessi leggere la storia dei partigiani della Seconda Guerra Mondiale scritta da dei nazisti. È la stessa cosa. Cioè, i domenicani erano gli acerrimi nemici che mandavano sul rogo, proprio prendevano i catari e li bruciavano vivi. Cioè, attenzione, erano monaci domenicani, ma che non esitavano a prendere queste uomini, donne, vecchi e bambini, fare una pira di legna e dargli fuoco con queste persone dentro. Quindi, insomma, ecco, non è sicuramente lo spirito che avranno oggi i domenicani, erano molto duri e intransigenti, ma nonostante tutto nei loro scritti abbiamo quello che riguarda appunto questa religione. Come ti dicevo, li chiamiamo per comodità catari, che vuol dire puri, e i catari si dividevano in un certo senso in due aspetti: c'erano le persone normali e poi c'erano i perfetti. Ma anche questo termine perfetti è un termine domenicano che loro non amavano sicuramente avere, perché di perfezione su questa terra non c'è nulla, quindi figurati se loro volevano essere chiamati perfetti. Semplicemente loro erano i buoni uomini, quello che in piemontese dice i buonom, no? Buoni uomini, buoni cristiani, e basta. Non avevano appellativi, non c'era gerarchia nella loro, non facevano luoghi di culto. I luoghi di culto saranno purtroppo le fortezze dove si dovranno rinchiudere per salvarsi dalle truppe del Papa. Ma loro, la loro messa era quella che in un certo senso diceva Gesù Cristo: pregare nel deserto, davanti a una roccia, in un fiume, cioè dappertutto, no? E loro facevano così in questi territori bellissimi del sud della Francia, dove c'era il Château, ad esempio, in queste vallate, in queste grotte, loro si radunavano e per le loro preghiere. La loro preghiera essenziale era il Padre Nostro. Il Padre Nostro era la loro preghiera fondamentale, dove al posto di pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane sovrasustanziale. C'era soltanto questa piccola variazione. E anche qua i domenicani ci si sono afferrati saldamente per dire al Papa: vedi, questi addirittura cambiano le parole del Padre Nostro. Per loro quotidiano non aveva valore, perché la quotidianità non aveva valore per loro, era sovrasustanziale. Il pane sovrasustanziale era quello che nutriva il loro spirito. Dovevano nutrire anche il corpo, però era l'importante lo spirito. Tutto questo farà sì che useranno i loro nemici contro di loro. I catari avevano quattro feste fondamentali. Una era Natale, ma il Natale della nascita spirituale di Gesù. E attenzione, non il bambinello nella grotta col bue e l'asinello, come lo intendiamo oggi. No,
il corpo spirituale di Gesù. Poi aveva, c'era la festa del Pascore o Pascore, dipende come cade l'accento, che era praticamente il ritorno di Cristo nel Pleroma, cioè nel mondo dello Spirito, il mondo dello Spirito Santo. Poi c'era Pentecoste, la terza era Pentecoste, che ricordava l'avvento del Paracleto, sia dello Spirito Santo, l'avvento dello Spirito Santo che era per loro fondamentale. E l'ultima festa durante l'anno, che era quella appunto, quella che noi oggi chiamiamo Halloween, no? Ogni Santi, ed era la Manisola, era la commemorazione dei defunti. Era una festa molto importante, ma che tipo di commemorazione? Una commemorazione per quei defunti che erano appunto passati oltre, loro credevano nella metempsicosi, nella reincarnazione, attenzione, erano passati oltre in attesa di reincarnarsi, perché non erano morti col consolamento. Ti spiego. I catari non amavano i bambini, nel senso che non che li picchiassero, ma non amavano mettere al mondo i bambini, perché il bambino voleva dire uno spirito libero che veniva immesso dentro un corpo che si sarebbe poi deteriorato, ovviamente crescendo, invecchiando e morendo. Viceversa, vi era una grande festa quando una persona moriva con il consolamentum, dopo aver ricevuto il consolamentum, che era un'imposizione delle mani sulla testa, col Vangelo di Giovanni, un rituale particolare, per cui morendo, soprattutto con l'endura, l'endura era un tipo di morte in cui ci si lasciava morire per fame, sete e freddo. Una morte molto particolare, che loro sai da chi avevano copiato, in un certo senso, i catari di montagna, dagli stambecchi. Perché una cosa che mi ha colpito molto, mi ha detto un amico zoologo, che gli stambecchi, quando sentono che stanno per morire, vanno, si allontanano dal gruppo e muoiono guardando il sole che nasce. È bellissima questa cosa. E quindi loro si rifugiavano su una montagna dei Pirenei, visto che parliamo della Francia, o delle Alpi qua in Italia, e morivano, si lasciavano morire di fame, di freddo, guardando a Oriente, cercando il sole che nasce, che avrebbe dato a loro la vera vita, morendo di endura e col consolamento. Pensa soltanto, per darti un accenno di questo aspetto dei bambini, i Bogomili addirittura non amavano avere bambini, però perché era in un certo senso proibito l'accoppiamento, però si vede che di nascosto si accoppiavano, perché se no non sarebbero durati 600 anni i Bogomili. Quindi, insomma, di nascosto avranno avuto delle loro storie. Però i Bogomili, quando vedevano un bambino, pensa che rituale assurdo, si tappavano il naso perché non volevano sentire l'odore del bambino, dice un odore molto bello, no? E soprattutto sputavano per terra. C'è una cosa che mi ha colpito, perché io immagino queste povere mamme di Bogomili che passavano col bambino, col tipo col passeggino medievale, e con questi incrociavano questi sacerdoti, i quali si tavolavano e continuavano a sputare per terra, magari sputavano anche loro addosso, per dirti come c'era questo rifiuto della natalità. Ebbene, i catari appunto avevano in questa festa della Manisola la commemorazione dei defunti che erano morti senza il consolamento, e quindi poveretti loro, si pregava per loro perché sarebbero ritornati su questa terra. Non andavano nel regno di Dio, tornavano nel regno del Rex Mundi, quello che loro odiavano. Ecco, io ho un po' di domande, adesso fra l'altro visto che siamo in diretta, di tanto in tanto apriamo, perché noi giustamente lo abbiamo definito anche popolo, ma una domanda che ci hanno fatto è: perché popolo? Non era semplicemente una religione? Questo è quello che ci chiedono, Giorgio. Sì, ma per comodità, se perché erano talmente uniti in questo che si possono anche definire un popolo. Perché? Perché soprattutto avverrà quando ci sarà l'attacco inusitato che il Papa Innocenzo III fa contro di loro per annientarli, e lo fa in un modo duplice. Uno, per un aspetto ovviamente religioso, perché dicevano che questi catari, che torno a ripetere, non si chiamavano catari, comunque che continuiamo a usare questo termine, non avevano nomi, se vogliamo dirtela proprio tutta. Ebbene, questi catari erano contro la Chiesa di Roma, ovviamente, perché non credevano nel Gesù
in carne ed ossa, che muore sulla croce. Odiavano la croce, perché la croce per loro era un oggetto di sofferenza, sofferenza terrena, proprio materiale, e loro odiavano la materia. Ma quando ci sarà l'attacco dei soldati di Simon de Montfort, che attaccheranno i fortilizi templari, diventeranno un vero popolo, perché si riuniranno intorno ad alcuni nobili della zona, come i Trencavel, come Esclarmonde di Foix, una donna fantastica, una donna catara che abbraccia il catarismo, avrà tantissimi problemi da questo, ma lotta veramente fino alla fine per esaltare questo credo. E diventa un popolo in un certo senso. Erano persone, ovviamente, della zona, che a un certo punto hanno deciso che la religione che sentivano in chiesa dai sacerdoti non andava più bene. E c'è una grande diffusione del catarismo. Perché? Perché la gente normale vedeva il parroco, chiamiamolo il prete, quello che arrivava da Roma, dalla chiesa di Roma, tutto agghindato, scortato, col potere, e vedeva invece questi perfetti, questi dei catari, che erano vestiti come loro, parlavano come loro, si parlava l'occitano, parlavano come loro, mangiavano praticamente pochissimo, erano, mentre i sacerdoti del tempo erano noti per essere delle buone, ottime forchette, quindi mangiavano anche il cibo che di questi poveri contadini, no? Con le famose decime. E invece questi catari, che veramente si accontentavano di poco, vivevano in modo molto morigerato, e quindi tanti diventano catari, veramente tanti. E questo spaventa ovviamente la Chiesa di Roma. Popolo proprio nel senso in cui vengono attaccati, perché ovviamente sono persone normali, persone come potevano essere io, cioè non erano cittadini dello Stato che li ospitava, ma in un certo senso si può usare questa accezione, perché effettivamente vengono uniti da questo. Perché abbiamo una serie di scomuniche, la primissima è del 1119, è una prima scomunica che viene impartita appunto contro di loro. Ma quando c'è il primo concilio a San Félix de Caraman, che è vicino a Tolosa, quindi sempre Tolosa è sempre nel sud della Francia, lo dico per chi ci ascolta, che è la zona, se lo vogliamo, l'aeroporto di Rennes-le-Château insieme a quello di Carcassonne. Chi vuole andare a Rennes-le-Château prende l'aereo, va o a Tolosa o a Carcassonne. Nel 1167 è presieduto da un papa, da un pope Bogomila che si chiama Niceta, e da lì parte lo schema, in un certo senso, della religione catara. Abbiamo una serie di personaggi nobili che diventano catari, come su esempio i Trencavel, che erano una nobiltà della zona di Carcassonne, diciamo di Rennes-le-Château, se vogliamo, principi della zona, che abbracciano il credo cataro proprio perché sentono che sono molto, molto importanti. Avviene però un fatto: i catari cominciano a essere bruciati, i domenicani, diciamo, la chiesa comincia a fare questi roghi, e i catari in un certo senso si vogliono difendere. Nel 1242, siamo ormai verso la fine, 1242, ad Avignonet, che è una località sempre del sud della Francia, sette inquisitori domenicani, vengono barbaramente uccisi da un gruppo di catari. Mi sembra strano perché i catari non usavano armi, comunque così c'è scritto sui libri di storia, e vengono praticamente massacrati nel sonno, vengono uccisi nel sonno. E quindi uccidere sette inquisitori alti gradi dei domenicani fa sì che è la spinta per far partire questa crociata. Ma attenzione, la crociata... Il Papa poteva avere un'idea per farla perché era religiosa, ma serve soprattutto ai sovrani capetingi, ai principi del nord, perché questa non era Francia. Il sud di quello che chiamiamo Francia, per comodità, era Provenza. Parlavano un'altra lingua, la Languedoc, la lingua doc, a differenza della lingua doi del nord. E soprattutto il nord era molto più povero del sud in questo caso. E i principi francesi veri e propri vedono in questa crociata lo spunto per fare un'opera di conquista e di distruzione. E così avverrà.
ci sarà una guerra veramente molto molto cruenta. Tu mi chiedevi il discorso del popolo, in un certo senso questo si va a collimare con quello che avviene a, a Béziers. A Béziers pensa che il 22 luglio 1209, il 22 luglio è il giorno di Maria Maddalena, caso strano, il giorno di Maria Maddalena del 1209 a Béziers, che è una località sulla costa, vicino a Narbonne, no, sempre sud di quella che chiamiamo Francia, c'è un attacco contro i catari di Béziers, appunto di questa cittadina. E il giorno di Maria Maddalena, scelto probabilmente apposta per dare un ulteriore schiaffo a questa forma di esoterismo cataro, c'è la famosa frase dell'abate Arnaldo Amalrico di Citeaux, al quale viene chiesto, i soldati dicono, ma come facciamo a riconoscere? Non erano quindi un popolo, ovviamente, erano persone di Béziers, ma ci potevano essere persone catare e non catare, non ne avevano un colore diverso. E c'è la famosa frase che lui dice, massacrateli, il Signore conosce i suoi, che poi è stata riportata nel mondo, uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi, ma più o meno il succo è quello. Questo abate dice queste parole. A Béziers abbiamo una ecatombe, addirittura alcuni testi parlano di 20.000 morti, che è una cifra sicuramente esagerata, ma la metà no, 10.000 morti. Però ti avevo accennato l'altra volta, è come se in una città come Torino uccidessero 500-600.000 persone, cioè veramente una cosa grandiosa, grandissima e terribile. L'eccidio di Béziers è soltanto l'anticipo di quello che sarà poi l'attacco a Montségur. Montségur era una cittadella catara, una montagna alta 1300 metri nella regione dell'Ariège, non distante sempre da Rennes-le-Château, siamo sempre in zona, Gianluca, dove abbiamo una grande sede dei catari. Non è l'ultima sede, perché l'ultimo castello che finirà nelle mani degli uomini, diciamo, dei crociati, sarà Quéribus, non Montségur. Montségur, diciamo, è uno degli ultimi, quello più importante però. Montségur era comunque un tempio solare, un vero e proprio tempio solare, perché basta andare nel solstizio d'estate, io l'ho fatto un anno, mi sono alzato prestissimo, sono salito su in cima, e il primo raggio di sole passa dal monte Bugarach, ecco, ne parleremo tra poco, il monte dei grandi misteri, il monte delle ufologie, il monte delle sparizioni, sfiora il monte Bugarach e entra da una finestra, che c'è ancora ovviamente di pietra, del castello di Montségur e passa, attraversa tutto il castello ed esce là dall'altra finestra. Quindi Montségur era un luogo di culto solare. La prova l'abbiamo anche da un aspetto storico. Montségur viene attaccata nell'aprile del 1243, cioè Montségur è un pane di roccia, in cima c'è la fortezza e c'erano i catari dentro. I soldati di Simon de Montfort era già morto comunque, ma i suoi soldati circondano la montagna per prenderla per fame e per sete, non sapendo che loro avevano modo di avere l'acqua, anche piovana e quant'altro, e quindi resistono ben 11, quasi un anno, 11 mesi, fino al marzo del 1244. Ad un certo punto, poi, usando delle catapulte che portavano, praticamente distruggevano le case dentro questa fortezza di Montségur, c'è la capitolazione. Ma i soldati del Papa avevano, dunque questa avviene il 16 marzo 1244, la data è molto importante. Il 16 marzo 1244 i catari spontaneamente scendono dalla fortezza. Perché spontaneamente? Perché quello che volevano fare l'avevano raggiunto. Il 15 marzo, il giorno prima, era l'equinozio, che era proprio in quel giorno di primavera. E loro, nella notte, quattro perfetti, quattro
diciamo capi religiosi dei catari, scendono con delle fune dalla montagna portando via qualche cosa. Su quel qualcosa sono stati scritti i fiumi di inchiostro, il Santo Graal, il tesoro dei catari, perché avevano un grande tesoro. Però io che sono stato molte volte a Monsegur, sfido chiunque da scendere da quelle rocce a strapiombo, ci andrebbe Messner, eh? Siamo a livelli di Randall Messner, su quelle montagne, e scendere con grandi quantitativi di oro, che quindi avevano qualcosa di estremamente piccolo e tascabile, ma che si poteva tenere in mano o addosso. Loro fuggono, vanno verso le grotte, si dice, di la grotta di Ornolac, le grotte del Sabart con la grotta di Ornolac. Una volta che loro hanno fatto il loro equinozio, portato via quello, non gli interessa più nulla. I soldati, i capi dei soldati dicono: guardate, vi siete arresi, va bene, potete stare ancora fino al 31 di marzo, così almeno potete organizzarvi per abbiurare, no? Loro dicono: no, scendiamo tutti. 222 uomini, donne, anziani, bambini scendono da questa montagna, da questo pane di roccia, che è un nido d'aquila, che rappresenta l'ultimo, uno degli ultimi bagliori di questa fede, e vanno incontro alla morte, al campo dei cremati, che c'è ancora oggi un'insegna, ed è sotto Monsegur. Viene eretto un'enorme pira di legna e vengono bruciati 222. Gli dicono i capi dei soldati: abbiurate, semplicemente dite che non siete più legati a questa religione dualista, ma abbracciate la fede di Roma. Come dire, chi se ne frega, una volta che avete girato l'angolo, ci dimentichiamo tutto. Allora non interessa quello. Non gli interessa vivere, abbiurare, preferiscono andare incontro a una morte atroce come quella sul rogo, piuttosto che abbiurare. Ma perché? Perché hanno tenuto tutti il consolamento. Quella famosa data dell'equinozio del 15 marzo 1244 è successo qualcosa di incredibile. È successo quello che loro aspettavano, e la loro vita terrena non aveva più valore. Anzi, se fosse proseguita, forse avrebbero peccato e non sarebbero andati nell'aldilà vero, ma sarebbero ritornati nel regno nostro, nel Rex Mundi. Addirittura, pensa, mi ha colpito molto questo, che lo scrivono i domenicani. Attenzione Gianluca, c'è tutto questo che ti dico, lo riportiamo dai domenicani. Ricordati, nazisti, partigiani, è la stessa cosa, sentire la storia dei partigiani scritta da un nazista. Ebbene, tu immagineresti oggi, no? I catari cantano, e ai soldati che hanno intorno, che hanno le fiaccole in mano, che a cui daranno fuoco a quella legna che hanno sotto i piedi, li benedicono. Il loro, diciamo, capo spirituale, anche se usare capo non si deve con i catari, però quello che aveva preso la parola, li benedice, dice: io vi benedico con l'amore e con lo Spirito Santo. E tutti gli altri catari che stanno andando a morire dicono: siate benedetti. E muoiono in questo modo. Il campo dei cremati ancora oggi porta lì folle di persone che credono ancora in questo sogno. Con Monsegur comunque non finisce il tutto, ma prosegue a Quaeribus, che è una fortezza spostata verso est, verso il mare, una fortezza bellissima, e che appunto segna poi in un certo senso la fine di questi fortilizi catari. Di catari ce ne saranno ancora comunque, fino all'ultimo cataro viene chiamato, si chiamava Guglielm Belibast, e viene bruciato vivo anche lui, c'era la mania di bruciare in quel tempo, nel 1321, l'anno di morte, tra l'altro, di Dante Alighieri. Quindi lo stesso anno in cui muore Dante Alighieri, muore in un certo senso questo ultimo catero riconosciuto. Poi ce ne saranno altri quattro che verranno bruciati vivi a Carcassonne, addirittura tirano fuori una donna che era morta a tempo e bruciano anche i resti di questa donna, proprio c'era un odio talmente feroce, e bruciano vivo, pensa, anche un uomo di 80 anni che era stato 40 anni nelle prigioni del Papa. Quindi pensa che durezza
questi crociati guidati dai domenicani del tempo. Ma il sogno catharo, in un certo senso, non finisce qui, soprattutto in questa zona di Francia, continua praticamente fino ai giorni nostri, tant'è che se tu vai lì, le cartine della zona hanno scritto Pays Cathar, paese catharo. Comunque molti di questi vengono qui da noi, in Italia. Ci saranno delle sedi catare, appunto, che partono dalla Languedoc, vengono qua in Italia, e le sedi principali sono Monforte d'Alba in Piemonte, e in Lombardia abbiamo la più grande chiesa catara, che è Concorezzo, Concorezzo da Concurte Regio, no, come nome, che è in provincia di Monza. Poi abbiamo Verona, abbiamo poi nell'Umbria Orvieto, Spoleto, nell'Italia centrale, Firenze, Verona, come ti ho detto, e poi Desenzano, Desenzano sul lago di Garda con Sirmione. Perché? Perché lì, appunto, come ti ho detto, c'era la possibilità di procurarsi il cibo per eccellenza, che era appunto il pesce. Ecco, qui stiamo vedendo una bozza di cartina di alcune delle località di cui ci stai parlando, sì, le zone gialle. Sono perfette perché prendono il sud della Francia, quindi Tolosa, Albi, Carcassonne, Lérida, che poi in Spagna, Agnes, e poi appunto Monforte, poi abbiamo anche su nel nord, ma diciamo che l'aspetto principale l'abbiamo nel sud della Francia, in questa zona dove appunto era maggiormente il credo. C'è un passaggio molto significativo che viene descritto durante appunto la crociata e che non ha mai trovato una spiegazione plausibile, per cui dei perfetti dicono ai soldati di andare da loro a vedere una cerimonia, c'era ancora Simone de Montfort vivo, in cui Cristo diventava carne e sangue nelle mani del loro prete, diciamo. E molti soldati non vanno, qualcuno va, e dopo aver visto questo non torna più indietro, diventa un catharo. Che cosa sarà stato vedere Cristo che diventava carne e sangue nelle loro mani? Ricreavano il Cristo? Creavano un homunculus, come ci diceva Paracelso? È un qualcosa di talmente grande, grandioso, che non è stato poi, non è stato, diciamo, studiato ulteriormente, e viene descritto da uno scrittore che scrive la memoria di Luigi IX di Francia, San Luigi dei Francesi, ecco, il figlio di Bianca di Castiglia, di cui si dice il tesoro di Rennes le Chateaux. Ma veniamo poi a un po' di anni dopo. Gli anni dopo sono quelli di Hitler. Hitler aveva una fissazione per questa zona della Francia, soprattutto Rudolf Hess, e manda un suo uomo di fiducia che si chiamava Otto Rahn, il quale va proprio a fare una ricerca proprio del catarismo vero e proprio. Perché lui lo collegava Monsegur a Monsalvat, cioè al mito del Graal di Wolfgang von Eschenbach. Lui, secondo lui, Monsegur non era nient'altro che la traslitterazione della fortezza dove era custodito il santo Graal. Rahn viene molto colpito da un episodio della cosiddetta pazza di Montcalm. Montcalm è una montagna dei Pirenei sulla quale girava nuda nel 1809-1810 una bellissima donna, e i ben pensanti ovviamente la prendono, la portano a valle, la rivestono, lei scappa di nuovo, in poche parole, e è un mistero questo. Lei parlava perfettamente in francese, era molto colta, però girava completamente nuda, e gli dicevano: ma guarda che lassù ci sono gli orsi, ci sono i lupi, c'erano veramente sui Pirenei. E lei diceva: gli orsi e i lupi mi riscaldano, io non ho paura degli animali a quattro zampe, ma di quelli a due, io ho paura di voi, a questi ben pensanti che la volevano vestire. In poche parole, poi riesce a fuggire e va praticamente verso la grotta di Ornolac, dove caso strano erano andati secoli prima quei famosi catari. Sarà un caso, può essere. Otto Rahn è molto legato a questa figura di questa donna, di questa misteriosa donna. Va nella grotta di Ornolac e trova incisa sul muro
ci sono dei graffiti, però trova una poesia anonima che a lui piace pensare che l'avesse scritta questa donna. La poesia dice: che cos'è Dio? Ben lungi dal decidere alcunché su questo essere supremo, conserviamo, adorandolo, un silenzio profondo. Il mistero è immenso e lo spirito si confonde. Per dire ciò che egli è, bisogna essere lui stesso. Questa ipotetica poesia della donna della montagna, del Mont Calm, stravolge Othoran, che poi farà una fine da catarro. Lo troveranno morto di fame, di sete, di freddo sul monte Kufstein, con gli occhi aperti a guardare il sole che nasceva a oriente. Una morte da stambecco, una morte da catarro vero e proprio, come probabilmente era diventato. Il catarismo ci lascia anche delle tracce nei canti dei trovatori. Ne ho trovato una molto bella, che se vuoi te la leggo, brevissima. Io vado a braccio, come vedi, e non leggo mai, però in questo caso dai, faccio una piccola digressione. C'è questa poesia dedicata ai catari sull'Inquisizione, scritta da Guglielmo Montanagol, appunto un trovatore. Si sono fatti inquisitori e così giudicano a loro arbitrio. Io non mi oppongo a che si indaghi, condivido che si combatta l'errore, ma che siano i giusti discorsi, non l'orrore, a ricondurre nel giusto chi ha smarrito la fede. Che chi si pente trovi la pietà, che lo si convinca lealmente, che torti e ragioni siano stabiliti con equità. Non è con un saio nero e bianco che si raggiunge Dio, e con le opere. Questa poesia, scritta appunto da un trovatore per i catari, ci fa capire che la gente del posto proprio adorava questo popolo, ripassami il termine, perché erano puri, non dicevano nient'altro di cose pure. Ma pensa che ancora nel 1883, Papa Leone XIII, quindi 1883, più vicino a noi dei catari, dipingeva i catari come una setta terribile che voleva distruggere la Chiesa con le armi. Non è vero, perché è stato l'opposto esattamente. E lui dice, il Papa dice, che la Chiesa di Roma è stata salvata dalla Vergine grazie all'intercessione del Rosario. E il Rosario lo hanno inventato i Domenicani. Quindi il Rosario dei Domenicani avrebbe permesso di salvare la Chiesa dai catari. Vedi come una religione pura, una religione che non voleva nient'altro, non voleva fare adepti, perché non gli interessava essere in tanti, gli interessava lo spirito dei catari, gli interessava, sai, Mussolini diceva il numero è potenza, no? Benito Mussolini, i famosi discorsi. Ai catari non interessava essere numero o potenza, interessava raggiungere semplicemente la vera vita, che era quella di là, l'aldilà, ma l'aldilà raggiunto con le opere in questa vita. L'opera principale era quella di odiare la carne, odiare la materia, amare lo spirito, amare la natura, vivere secondo la natura e ottenere il consolamento per dimenticare questa esperienza terrena e vivere nella vera luce che illuminava tutto. Ecco, ne voglio approfittare anche per un po' di collegamenti. Fra l'altro, anche prima avevo visto delle domande, se vi va mi scrivete domanda maiuscola, mi fate la domanda, ne parliamo immediatamente. Io non le vedo, quindi me le dici tu. Te le faccio io, te le faccio io, e qualcuno la faccio anche comparire. Ma volevo fare un paio di collegamenti, perché ci sono delle affinità con la figura di Gesù Cristo dei primi cristiani. Ci sono veramente tante affinità con quello che tu oggi ci hai raccontato. Mi viene anche in mente i discorsi che facevo col mio amico Valentino Bellucci,
dove lui mi diceva: ma guarda che effettivamente i primi cristiani erano quasi vegani, in realtà il cristianesimo nasce animalista, sicuramente vegetariano, probabilmente non vegano, perché anche lì c'era un po' questa eccezione per i pesci, poi chissà perché, però in realtà ci trovo veramente tante similitudini, e quindi questo è un primo collegamento che ti volevo chiedere. Il secondo era sicuramente anche questo Otto Rand, di cui tanto abbiamo parlato anche con Enrica, nella figura dei Cagotti, in cui andava a ricercare e arrivò anche lui insieme ad altre figure del nazismo a ipotizzare che una teoria totalmente in antitesi, perché noi abbiamo parlato dei Cagotti come di piccolini, quasi deformi, mani palmate, che costruivano, grandi costruttori, costruivano cattedrali, quindi una via di mezzo tra un hobbit e un nano, ma lui e altri del nazismo in realtà li hanno anche individuati come alti, biondi e con gli occhi azzurri. Quindi ritorna anche un po' la figura degli ariani, che però comincia, cioè sembra cozzare totalmente. Quindi lì qualcuno ha confuso parecchio le acque, però sono delle figure, vedete come poi una tematica come quella del nazismo altamente esoterico lo troviamo e ne troviamo traccia. Quindi quanto in pochi anni i nazisti abbiano ricercato, e tutto in un determinato segmento, e questo è un po' il secondo collegamento. Ti ripasso la parola e poi andiamo alle domande del pubblico. Sì, da casa volevo parlare, appunto, visto che abbiamo parlato di Bogomili, di Bulgari, del monte per eccellenza, il Bugarash. Tra l'altro, come ti ho detto, io ho assistito a questo fenomeno solare nel solstizio, in cui al mattino il primo raggio di sole passa dal Bugarash, arriva a Monsegur e attraversa completamente il forte. Quindi era un forte di culto solare, come lo era Querybus, e come praticamente tutti questi castelli che io ho girato tutti, poi la Reine, poi Verde e quant'altro. Ebbene, Bugarash è un monte che sicuramente prende il nome dai bulgari, dai Bogomili, perché lì c'era una fortissima presenza catara, tant'è che c'è un sentiero detto dei catari, e tant'è che la presenza catara in questa zona è ancora molto sentita oggi. Te l'ho detto, basta prendere una cartina della zona e vedrai che c'è scritto paese cataro. Sono stati sterminati nel 1200, praticamente col 1321 viene bruciato l'ultimo, no? Quel povero Guglielm Belibast, no? E quindi, in un certo senso, tra l'altro viene fatto bruciato vivo da una persona che gli fa la spia e che era poi il, diciamo, il servo di un cardinale che diventerà papa, no? Quindi per dirti, no? che ampiezza di spirito. Ebbene, il Bugarash è il monte dei catari in un certo senso, perché noi lo chiamiamo Bugarash, ma il vero nome era Peshkov oppure Tause, e poi ha tutti i soprannomi, Sinai Nero e quant'altro. È il monte, come ho detto l'altra volta, dove c'è questo sentiero che provoca delle emozioni sicuramente in chi ci passa. E lascerò poi la mia mail per chi mi vuol contattare, sia per questa Rennes-le-Château, sia per la Rennes-le-Château italiana, di cui tratteremo poi prossimamente, che è nell'entroterra di Savona, dove stiamo organizzando già dei gruppi grazie alla tua trasmissione. Quindi baietti@protonmail.com, scrivetemi pure lì. Ebbene, Bugarash è un monte cavo che era considerato sacro dai catari, perché è un monte strano, è un monte rovesciato, ossia la montagna, tutti me lo insegnano, nascono, no? Da la base, poi c'è l'altezza. Quindi geologicamente, anticamente, si sono formate queste montagne. Ma la punta, diciamo, della montagna è, passami questo termine, più nuova della base. Al Bugarash è l'opposto. È più vecchia. La punta della base. Allora, come ha fatto a nascere questa montagna? Io la prima volta che l'ho vista da Rennes-le-Château,
che si vede benissimo dalla Tour Magdalena, è onnipresente questa montagna, e se mi sembrava proprio come una mano gigantesca avesse preso un pane di roccia e l'avesse appoggiato lì, perché non c'entra nulla col territorio circostante. Ebbene, geologicamente ho trovato dei testi proprio seri, veri, tipo quelli libri che ho alle mie spalle, dove dicono questo, e non stanno una spiegazione, però dicono che la parte in cima è più antica della parte in basso. Ma come ha fatto a venire? Ma è uno dei tanti misteri di questa montagna. Montagna delle sparizioni, montagna dove, secondo Daniel Bettex, vi era l'arca dell'alleanza. Lui l'avrebbe anche trovata, diceva che c'era a pochi giorni, però muore improvvisamente. E pensa che una sua collaboratrice, nei giorni seguenti alla sua morte, nel 1988, va a Bucarest per continuare questa ricerca, no? Perché ormai ci sarebbero state a raggiungere questo. Il governo francese la blocca immediatamente, addirittura manda degli operai a fare una colata di cemento su un tunnel che Bettex aveva iniziato a scavare. Molto, molto strana questa cosa. Tra i grandi altri misteri di Monte Bucarest, dove parlerò espressamente sia chi vorrà fare il viaggio, sia chi mi vorrà contattare, c'è anche il fatto degli strani incontri che avvengono. Ad esempio, una persona mi ha detto che era andata con dei suoi amici lì e a un certo punto sono fermati da persone in giacca e cravatta sulla montagna che si sono spacciati per agenti del Mossad, che è il servizio segreto esterno israeliano. Allora hanno pensato, ma sì, saranno così, no? Dei ragazzi in vena di scherzi. Ebbene, tornati in Italia, per un certo periodo sono stati così stranamente contattati, no? Venivano spesso ufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza a casa loro, no? Con delle scuse varie. E loro hanno pensato che probabilmente lo erano davvero agenti, non so se del Mossad o che, per cui avevano fotografato la targa della loro auto e quindi in Italia avevano passato il collegamento ai servizi italiani. Quindi è anche un monte strano per strani incontri, ma ne avrei da raccontarti su questo monte da tenerti fino a mezzanotte. Ecco. E fra l'altro questi discorsi si trovano analoghi, anche qui duplice versione, o per assonanza, per in qualche modo suggestione collettiva, in tanti altri monti, anche in Italia, in Romania, i Monti Bucegi, ci sono veramente dei luoghi che sono sempre in zone montane in cui si raccontano veramente quasi sempre le stesse storie, via vai di servizi segreti, via vai di persone di alto rango, strane targhe dei veicoli, strane ritualistiche, strani rituali, strani incontri quasi non fossero di questo mondo, e civiltà sotterranee e posti in cui la dimensione spazio-tempo sembra avere delle eccezioni per n motivi. Quindi di questi posti ne è pieno il nostro territorio, quantomeno, quindi tutto ciò che è al centro del Mediterraneo sicuramente, ma poi per non parlare altrove, no? Per esempio nel Grand Canyon, in India, in America Latina, in Africa, ci sono veramente degli indizi e delle prove che cominciano a essere un po' troppe per essere casuali o per essere ignorate come suggestione, come mitologia, no? Tu che ne pensi? Assolutamente. Ne approfitto solo perché ho visto, mi sembra, da un nostro ascoltatore, Finotto mi sembra di cognome, che chiedeva il collegamento tra Catere e Templari. Beh, guarda, il collegamento fondamentale è che i Templari rifiutano di combattere contro i Catari, e i Templari erano tenuti, erano monaci, quindi erano obbligati al voto di obbedienza al Papa, ma rifiutano di attaccarlo, almeno lo fanno, ma non certamente impegnandosi molto. E soprattutto c'è il discorso del rifiuto della croce, perché una delle accuse che porteranno poi i Templari 100 anni dopo, se vogliamo, no? circa 100 anni dopo, alla loro fine, sarà quella di sputare sulla croce. I Catari non è che ci sputassero sopra, proprio non credevano, non la volevano vedere la croce, perché era soltanto un simbolo di un simbolo, diciamo, pessimo di sacrificio. Amavano una croce solare, quello sì,
che potrebbe essere la svastica, ovviamente il simbolo solare della svastica, l'amavano come simbolo solare, amavano questa croce che stai facendo vedere adesso, la croce di lingua d'oca, la croce catara per eccellenza, ma sicuramente avevano questo aspetto. E poi in più anche i templari avevano, in un certo senso, ci sono dei manoscritti templari che parlano di questa loro vita proiettata verso un altrove, perché i templari sono accusati di pensare soltanto al denaro, no? Erano gabellieri, di quel che vuoi, in un certo senso, perché molti di loro invece pensavano solo a questo altrove, l'altrove dei catari, l'aldilà. L'unico punto in cui strideva è che invece i catari non riconoscevano, anzi odiavano in un certo senso il Battista, che era invece esaltato dai templari. I catari non volevano il Battista, non volevano ad esempio l'episodio, dicevano che era un falso le nozze di Cana, perché Gesù avrebbe trasmutato l'acqua in vino, e loro dicevano che si odiava tutto quello che era la manipolazione. Dicevano: Gesù non può avere prodotto del vino, perché avrebbe, questo sarebbe andato contro le leggi divine. Quindi vedi, piccoli passaggi, però anche significativi. E i templari invece, a quanto pare, amavano questo nettare dell'uva. Però la base è che i templari non vogliono assolutamente combattere contro i catari, e se lo fanno, lo fanno sicuramente più per obbligo, ma non impegnandosi. Ecco, tu personalmente hai assistito a qualcosa, se ti va di condividere, di sovrannaturale oppure di strano, qualcosa che hai visto tu con i tuoi occhi o che hai vissuto in prima persona? Beh, guarda, di strano a René Chateau tante cose, quando ho avuto quella casa, come ti dicevo, che mi aveva dato uno scrittore inglese proprio di fronte alla chiesa, mi ha visto una volta, mi ha dato le chiavi, già lì una grande stranezza, che un inglese che ci capivamo, insomma, neanche perfettamente, mi dà le chiavi di casa sua, vabbè. Al Bugarash sicuramente, il Bugarash, camminando su questo sentiero, io ho provato delle sensazioni molto... molto forti, molto strane. L'episodio proprio più tangibile con la realtà era questo ronzio che sentivo in testa, un ronzio fortissimo, che pensavo che quello davanti a me avesse nello zaino una radio ricetrasmittente. Ma poi quello che mi ha colpito è stata la tranquillità che mi ha dato questa passeggiata, ossia era un momento mio, diciamo, di tensione, sei sul lavoro, classici problemi che abbiamo tutti, ecco. E camminando su questo sentiero, lo sai che quando sono arrivato alla fine, che poi ci sono delle cascate, e dicevo, ma di che cosa stavo pensando prima? È come se qualcuno avesse preso una spugna, sei sulla lavagna, no? Avesse passata e aveva cancellato tutto. Io ero tranquillo, sereno. E poi avevo ragione di essere sereno, perché poi quei problemi che mi ero messo in testa, sai, che si erano risolti completamente. Questa è una cosa tangibile che ti posso dire, perché veramente mi ha come rilassato camminando. Non c'è stato bisogno di uno, che ne so, di un psicanalista, no, che mi fa mettere sul lettino, mi dice, o uno che mi ipnotizzi. No, camminando su quel sentiero dei catari mi ha cambiato, mi ha tranquillizzato, mi ha svuotato la mente. Attento, quelle signore che ti dicevo, persone anche molto anziane, sentivano bambini cantare, sentivano melodie. La melodia, tra l'altro, mi ha colpito molto, perché questa signora che sentiva una melodia, era, quando ha cercato di riprodurla, è una musica che conoscevo molto, molto bene, di Erik Satie. Ed Erik Satie entra prepotentemente con Debussy. Sono i due musicisti che hanno uno stretto legame con René Chateau. Debussy addirittura si raccontano che fosse anche andato personalmente, ma Erik Satie ha degli aspetti della sua vita molto intriganti, molto misteriosi. Ebbene, la musica che lei ha sentito era di Erik Satie, in mezzo a queste rocce, in mezzo a queste pietre, in mezzo a questo bosco. Chi è che suonava Erik Satie? Nessuno. Dove erano i bambini che giocavano? Non c'erano.
dov'era la tranquillità che io ho provato? Questa mano che mi ha preso mi ha detto, ma dimentica tutti questi problemi, pensa a camminare su questo sentiero. È un luogo dove amo tornare e accompagnerò anche delle persone che ci vogliono andare, ma bisogna andarci con lo spirito giusto, assolutamente non cercare il tesoro materiale di Relle Chateau, perché allora succede, come ti ho detto l'altra volta, di quel ruscello che ti blocca. Ti ricordi, no? C'era, non aveva piovuto da mesi, c'erano persone che non mi piacevano molto a pelle, che volevano andare là per scoprire qualcosa di tangibile, e questo ruscello che li ha bloccati. E anche questo sono i misteri del Bugarach, sono i grandi enigmi, le sparizioni. E continuano ancora, continuano ancora, perché sento dei resoconti di persone che sono andate là, che hanno ad esempio provato un qualche cosa di molto particolare, di strani animali che li hanno seguiti. Ad esempio una mia amica mi ha detto che ha sempre avuto un falco sopra la testa che girava sempre lì. Quando lei si è allontanata, questo falco è sparito. Quindi è come se seguisse il suo percorso su questa zona dei Catari. I Catari lì sono ancora molto molto amati e non sono stati dimenticati. E il Monte Bugarach è l'emblema, il Monte dei Bulgari, il Monte dei Bogomili, il Monte dei Catari. Domanda: sono effettivamente scomparsi, si sono hanno lasciato la loro eredità a qualcun altro, o è possibile che in realtà qualcuno di loro ci sia ancora? È un'ottima domanda. Allora, per quanto riguarda i Catari italiani, non se n'è più saputo nulla, perché probabilmente in queste zone la più forte era Concorezzo. Concorezzo aveva fatto conto una comune di Catari di oltre 1500 persone, che sono tante per un luogo come Concorezzo, che non è certamente una grande metropoli. E a Desenzana, Sirmione lo stesso, molto molto forte, molto radicato, a Verona, okay? Ma non hanno lasciato traccia. Perché? Perché si, nei testi che ho trovato, nelle testimonianze che ho trovato, si dice che poi piano piano questo credo cataro si è in un certo senso diluito ed è confluito nei vari rigagnoli del cristianesimo. Ovviamente nel 1200 il cristianesimo era l'emblema dei domenicani, i Dominis Cane, l'Inquisizione. Nel corso dei secoli poi c'è stata un'attenuazione di questo odio, di questa feroce, quindi si dice che non ci sia più un... Sì, ma ci sono gente che magari si definiscono catari anche oggi, come si definiscono templari, per carità. Però il vero catarismo in Italia, in un certo senso, si è diluito in queste forme della Chiesa cattolica, cristiana, apostolica. Alcuni dicono anche, ed è molto interessante, nel buddismo, perché io mi ero avvicinato allo studio del buddismo, effettivamente ci sono degli aspetti, sia nel buddismo Zen, sia nella Soka Gakkai, ci sono degli aspetti che in un certo senso potrebbero essere collegati, potrebbero essere confluiti in altre religioni, ovviamente. In Francia no. Nel sud della Francia è rimasto uno zoccolo duro, tant'è che c'è stato ancora un papa che c'è stato un grande personaggio, Diodato Rocher, che appunto era considerato l'ultimo papa catero, che è morto mi sembra nel 78, siamo negli anni 70, ha comunque lasciato ancora delle tracce molto vive, molto forti, ma ovviamente numericamente non certamente esaltanti. Ma questo è giusto, perché i catari non volevano essere tanti, quindi forse bastava uno o due catari per dare vita ad una chiesa catara. Quello che nella zona del Rasé, la Rasé si intende la zona che da Carcassonne va a Relle Chateau, Quillan, Limoux, dove c'era la Madonna Nera, che ti ho detto l'altra volta, Bugarach, tutti questi paesi, si chiama Rasé come regione, e lì è ancora sicuramente molto, molto forte, ancora, molto sentito. Domanda: se non credevano in Gesù, perché davano valore al Graal? Non credevano nel Gesù materiale, ma nel Gesù spirituale sì. Davano importanza al Graal, non intesa come la coppa del vino, perché, come ti ripeto, loro odiavano il vino, quindi la coppa dell'ultima cena, dove c'è questa. Loro amavano il Gesù spirituale, non quello materiale, perché dicevano che non poteva essere nato da una donna. Era soltanto uno spirito che era giunto sulla terra
per salvare gli uomini da, come dicevano i Bogomili, dal Satanael, no? Che poi appunto il fratello manderebbe Gesù agli inferi e toglierebbe quella particella El, diventa Satana. Ma attento, in una puntata che faremo, spero prossimamente, che parleremo di Altare e Saliceto, due località che ho fatto molti studi lì, c'è una chiesa dove ci sono gli apostoli che hanno tutti un Vangelo chiuso. Sono affreschi medievali, questi non li ha fatti Banksy o Basquiat. Ebbene, l'unico Vangelo aperto è quello di Bartolomeo. E, mi ripeto, Bartolomeo è un Vangelo particolare che punta molto l'attenzione di Gesù agli inferi. Il rapporto di Gesù che va all'inferno per annientare il potere che Satana avrebbe su di noi, sugli uomini. Perché per i catari il Rex Mundi era fortissimo, era quello che aveva tutta la materia, tutto il mondo materiale era suo, e la stessa Chiesa per loro era opera del Rex Mundi, come la Chiesa ortodossa, secondo i Bogomili, era opera del demonio, di Satana. Satana avrebbe creato la Chiesa che poi combatteva loro. Questa ovviamente è una versione dei Bogomili, storicamente. Per gli amanti dei fumetti, degli anime e quindi anche di Dragon Ball, Satanel mi ricorda subito El Satan, quindi hanno invertito la particella El. Particella, ecco, quindi così ha tutto un altro significato. E c'era un po' di domande, me ne sto perdendo qualcuna, chiedo scusa se non l'ho fatta, rifatecele. Cosa ne pensi dei libri di Mariano Bizzarri e di Massimo Barbetta? Massimo Barbetta è anche mio amico e trovate diverse puntate che abbiamo fatto con lui in passato. Per te, Giorgio, cosa ne pensi? Ma li ho letti, hanno le loro versioni plausibilissime, sì, di Bizzarri mi ricordo dei Cainiti, molto interessante. Di Barbetta, se non sbaglio, punta molto sull'aspetto dell'Egitto, no? Dell'Egitto. Aveva scritto un libro, io ho scritto un libro su René Le Chateau che ha fatto un successo enorme nel 2003, L'enigma di René Le Chateau con Mediterraneo, e poi so che hanno pubblicato anche un libro suo su René Le Chateau. E anche Bizzarri e Scurria avevano fatto un libro su René Le Chateau, sulla questa setta dei Cainiti, che è anche molto interessante, dei Cainiti che appunto adoravano in un certo senso Caino, ma anche la figura di Giuda era molto importante per loro, perché Giuda, quello che noi odiamo, no? Anche la famosa bestemmia, no? Porco Giuda, no? Cioè, senza perché Giuda viene. Invece no, per i Cainiti Giuda era importante perché era colui che aveva permesso che Gesù diventasse quello che è Gesù, quindi morendo che diventasse Salvatore. Hanno scritto una domanda. Quello sta a me dare giudizi, ecco. Se si riesce a riassumere, ma poi magari ne riparleremo. Domanda: ma la dinastia dei Merovingi? Vabbè, questa è la dinastia dei Merovingi, è legata all'aspetto di Dan Brown, ovviamente, di Lincoln, che era un mio amico, un mio caro amico Henry Lincoln, no? E che nel libro famosissimo, no? Il Santo Graal, se non sbaglio, cos'è dell'80, 1980-82, metteva proprio in primo piano la stirpe dei Merovingi come i discendenti di Gesù Cristo e di Maria Maddalena. E quindi questi re che in un certo senso erano poi stati traditi dalla Chiesa, che aveva fatto invece esaltato la figura dei Carolingi, che erano i maggiordomi dei Merovingi. Una teoria. Io diciamo che l'unica cosa che ti posso dire è che ho letto più volte La Serpent Rouge, Il Serpente Rosso, che è un libro scritto da tre ragazzi francesi, parigini, che poi nel 1967, mi sembra, pubblicato 17 gennaio 1967, 17 gennaio c'è sempre, e è una sorta di ballata nella quale trattano del mistero di René Le Chateau, di Maria Maddalena, e i protagonisti insieme a Maria Maddalena e Gesù sono i Merovingi, la schiatta che sarebbe nata dall'unione tra Gesù e la Maddalena. Re Meroveo il primo era mezzo uomo e mezzo pesce. Anche qua ricordiamoci che il pesce era il simbolo dei protocristiani, dei primi cristiani, non era la croce, era il pesce. E il pesce
guarda caso, era l'alimento per eccellenza dei catari. E anche qui Carlo ci chiede: Satan, El proviene da Elohim, cioè Elohim. El come singolare di Elohim? Può essere. Tutto può essere. Io di Elohim. Satanel, Kalel. Satanael, sì, Satanael. E Gesù avrebbe, non so perché dava così importanza a questa El per i Bogomili. Era molto importante questo suffisso, queste due lettere, che togliendole, perché togliendo queste due lettere, Satana diventava l'emblema del male che tutti conosciamo. Prima era invece con noi, sulla terra. Era praticamente quello che governava la parte materiale. Togliendogli quella particella, diventa invece quello che conosciamo tutti, che quindi aborriamo. Ok, ok, proseguiamo, sto cercando di vedere se ci sono delle domande che non aprono enormi parentesi, anche perché insieme a Giorgio abbiamo aperto anche questo filone e ci saranno almeno altri due o tre appuntamenti che faremo insieme, vero Giorgio? Assolutamente, quello che tratteremo dei misteri che ti ho detto di queste due località, dove grazie alla tua trasmissione moltissimi mi hanno scritto l'altra volta, e stiamo organizzando una serie di viaggi, perché in uno solo non ce la farò, quindi per una serie di sabati sarò impegnato, ripeto, grazie a Facciamo Finta Che, perché moltissimi veramente mi hanno scritto e mi continuano a scrivere, come spero avvenga adesso. Bene, meritatissimo, perché sei stata una piacevole sorpresa, anzi all'evento di sabato, quindi per chi ci seguirà poi a posteriori, l'11 giugno c'è stato questo raduno, questa conferenza di Facciamo Finta Che, e c'erano proprio due ragazzi, siamo stati noi a consigliare anche a Giorgio, ci stava bene, lo seguiamo da tempo, e quindi hai un tuo pubblico affezionatissimo e sono molto contento di averti aiutato a incrementarlo ulteriormente. Mi fa un immenso piacere essere diventato a far parte della tua bellissima famiglia, usiamo questo termine, di questa tua bellissima famiglia, Facciamo Finta Che. Bene, Giorgio, quindi non ci rimane che dare appuntamento alle prossime puntate che faremo insieme, per chi ti volesse contattare lo abbiamo anche nominato prima, vediamo, eccolo qua, faccio vedere ulteriormente la tua mail, che è valienti@protonmail.com, quindi scrivetemi quando volete, e anche per i viaggi, sia in Francia sia in Italia. Con voi ci vediamo come al solito tutte le nostre pubblicazioni lunedì, mercoledì, venerdì ore 21:30, la domenica insieme al buon Nicola Bizzi sempre alle 21:30, e poi di tanto in tanto ci sono gli eventi. Insieme a Mesbet abbiamo anche ufficializzato da ieri il poter prenotare per l'evento del 25 a Brescia, quindi cerchiamo piano piano di spostarci un po' in altre regioni per fare una sorta di tour e venire incontro a tutto il pubblico che abbiamo scoperto essere vasto e ben distribuito su tutto il territorio. Quindi grazie veramente. La prova le mail che mi sta scrivendo da tutta Italia, quindi è seguita in tutta Italia, Facciamo Finta Che. I migliori. Mi fa un sacco piacere. Grazie di cuore ai fedelissimi veterani, gli abbonati, chiunque possa far parte di questa famiglia, come giustamente l'ha definita anche Giorgio. Sì. Cercate Facciamo Finta Che anche su Telegram, TikTok, Facebook, Instagram. Cerchiamo di essere ovunque per raggiungere più persone possibili. Come dico sempre io, il mio consueto saluto, che è Hare Krishna. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie Giorgio. Sì.